Tutti vogliono andare in paradiso, ma nessuno vuole morire. Qui mi dicono: Giacomo, vuoi diventare milionario, vuoi fare milioni, vuoi fare 500k all'anno, anche 200-300k all'anno, devi avere un team. Quando gli dico devi creare un team, si ritirano come le lumache, hai presente le lumache? Vengono fuori, tic, gli tocchi un occhio, poverine, si ritirano tutte dentro il guscio. Uguale. Elizabeth Gilmore lo chiama mangiare il panino alla cacca. Io lo chiamo morire per andare in paradiso. Chiamalo come vuoi, devi essere disposto a fare qualcosa che gli altri non sono disposti. Questo vuol dire uscire dalla zona comfort. L'unica cosa che ti serve è sapere come si fa. Perché ricorda, quando hai paura o non vuoi, non sai fare qualcosa, non ti piace fare qualcosa perché non lo sai ancora fare. Quando hai paura di vendere perché non sai come si vende, non è che hai paura, non lo sai fare. Quando vuoi andare a sciare, non vuoi andare a sciare con i tuoi amici perché non sai ancora sciare, non è perché non ti piace sciare, non sai sciare, quindi non ti piace perché non ti riesce bene. Nel CrossFit ci sono tanti esercizi molto tecnici, ci sono due esercizi in particolare che all'inizio odiavo e oggi amo. Uno è lo snatch, lo squat snatch, molto tecnico, non riuscivo, ogni volta che c'era in un workout, mamma mia quanto non mi piace quell'esercizio. Double under, doppi salti con la corda, stessa cosa. Ho imparato entrambi con tanto, mi sono messo lì, ossessionato, adesso apprendo, li ho presi, adesso amo quando ci sono nel workout. Perché? Perché li so fare, semplicemente. Devi sapere non solo come vendere, prima devi sapere tu come vendere, due, devi sapere come reclutare, formare e tenere sempre motivato un team di vendita. Fallo e ti assicuro che è impossibile che tu non raggiunga le 7 cifre di fatturato, impossibile. O che se tu non sei già 7 cifre, magari con un venditore o due, è impossibile che tu non raggiunga le 3-4 milioni. Questo è collegato al prossimo grande falso mito, ovvero ascoltare dubbi e paure o evitare i problemi. Vedi, questo è quello che facevo prima di ottenere quella pessima, di fare quella pessima esperienza in ospedale circa un anno e mezzo fa, con la mia malattia autoimmune. La maggior parte delle persone, come me in quel caso, pensa in questo modo: se le chiedo di sposarmi e mi dice di no? Se lasci il lavoro e poi non riesco a mantenermi? Se pubblico questo video cosa diranno su di me? E i commenti? Tutti quanti dicevano commenti negativi, ok? Se prometto risultati e poi non riesco a darli, non hai il commitment, perché quando gli prometto risultati a una persona, penso poi farò di tutto per darglieli. Perché? Perché voglio i suoi soldi e voglio i suoi risultati. Perché voglio in questo modo ottenere i miei risultati. Se investo ora e poi non posso partecipare o fare o avere un ritorno, vuol dire che già stai mollando prima di investire. Ricordo che i miei clienti hanno investito anche 80.000 euro con me. Prima di lavorare con me hanno già ottenuto risultati perché è uno shift mentale. Questo vuol dire dimostrare il commitment. Se chiedi il prezzo e poi si lamenta perché non è abbastanza, quello che do ovviamente. Se prendo questo cliente e poi è difficile, mi fa impazzire. Se tu pensi queste cose, se prendo un cliente e poi mi fa impazzire, dallo a me. Io mi prendo i soldi e mi prendo anche i problemi. Super spot per noi. Allora, se ti sta piacendo questo contenuto, è il momento di fare il prossimo passo. Il prossimo passo è quello di partecipare all'evento di 3 giorni a Rimini, codice 1%. La prima volta che lo faccio e ti assicuro che ti cambierà la vita. Se sei un dipendente, professionista, imprenditore, qualsiasi posizione tu abbia, cambierà la tua vita prima dal punto di vista finanziario e poi in tutte le altre aree. Trovi il link in descrizione con i bonus e tutto il resto e la miglior offerta. È il momento di fare il prossimo passo e di vederci dal vivo. Clicca qui. Questo è come si ragiona. Quindi questa è stata la mia realizzazione. Da quel giorno, come ti ho detto, d'ora in poi, a meno che non sfida la legge della gravità, non ascolterò più dubbi o paure. Se devo chiamare qualcuno per ottenere quello che voglio, lo chiamo. Al peggio mi manda a quel paese, ok? Quindi da quel giorno divenni inarrestabile. Ogni volta che ho un dubbio o una paura, mi ricordo di quel giorno e che stavo per morire. Ogni volta che muore qualcuno, in ogni caso, mi ricordo che la vita è breve e non posso ascoltare dubbi o paure nel fare un investimento, nel fare quella cosa, nel fare quell'azione, qualunque sia. L'unica cosa che ti blocca da raggiungere la vita che desideriamo è il dubbio o la paura di fare le cose che sappiamo sono necessarie. Il bello è questo. Sappiamo già che bisogna fare quella cosa e ci blocca perché abbiamo paura, perché fuori dalla nostra zona comfort. Ma ecco il bello: quando fai quella cosa e la fai ripetutamente, diventa la tua zona comfort. Se vendere diventa la tua zona comfort, i limiti sono infiniti, non ci sono più limiti. Se hai paura di fare qualcosa, è la cosa giusta da fare. Creare un team può causare problemi, li causerà sicuro, te lo dico. Mettersi in gioco nel mercato con marketing e vendite, metterci la tua faccia, quella del tuo brand, può causare problemi. Allenarsi tutti i giorni può causare problemi. Creare dei servizi superiori causerà sicuramente problemi. Sono tornato non so quante volte a casa alle 10. Lavorare il sabato e la domenica causerà problemi. Più problemi hai e risolvi, e più cose hai nella vita. Il cliente difficile che può causare problemi? Dallo a me.
che intanto prendo i soldi e poi risolvo i problemi, e quando risolvo i problemi posso vendere quella cosa che ho venduto a lui ad altre persone creandoci delle procedure. Questo è quello che faccio tutti i giorni e che insegno, tra l'altro. Prendo un cliente con un problema particolare, lo risolvo, creo un nuovo prodotto o servizio e lo vendo anche agli altri. Ho un problema con il partner o il figlio, lo risolvo e miglioro la mia relazione con lui. Se io risolvo un problema con mia moglie, quel problema sarà passato e mi ricorderò di come l'ho risolto e lo risolverò ancora e poi ancora. Ci saranno altri problemi, risolvo anche quelli e la nostra relazione si rafforzerà. Stessa cosa con i figli. Risolvo i problemi con i miei collaboratori dipendenti, capisco come farmi seguire e lo replico anche con i prossimi collaboratori e clienti. Risolvo un problema più grande, chiedo un prezzo maggiore. Più è grande il problema che risolvo, più mi faccio pagare dai miei clienti. Perché sono andato sull'impatto fiscale? Ho creato il sistema, la pianificazione, impatto fiscale. Perché è un grande problema quello di pagare le tasse in Italia. E so che se risolvo questo problema mi faccio pagare di più. E se mi faccio pagare di più raggiungo i miei sogni e raggiungo anche più clienti. E pago più collaboratori per raggiungere più clienti e migliorare i servizi. E così raggiungo quello che voglio nella mia vita mentre raggiungo quello dei miei collaboratori e quello dei miei clienti. Giacomo, ma come faccio a superare qualsiasi problema? Quando hai questo, i problemi diventano così piccoli che nemmeno sembrano problemi. Quando cambi la tua percezione in questi falsi grandi miti, e in ogni caso io ce l'avevo tutti quanti e l'ho sfatati nel corso del tempo, e quindi devi essere grato di essere qui, dovresti ringraziarmi un pochino, ok? Allora riesci a ottenere un impatto molto più grande su molte più persone, mentre hai la libertà che vuoi, mentre hai la famiglia che vuoi, mentre hai la forma fisica che vuoi e mentre hai l'attività e le finanze che vuoi. Perché raggiungere quelle finanze ti cambierà internamente, e quando cambi internamente riesci a controllare anche le altre aree della vita automaticamente.